Oh, cazzo. Questo serpente. Forse. Andando. Farò un roccino. Oh. Che si ferma. Ah, e tu? Poi un sacco di sacco. Yes. Oh, cazzo. Ma può essere Faiko? Scusi, dai, forse per lo cazzo cosa sta arrivando. Ora 13 del giorno 17. Il giorno 17 tra... Andiamo verso... dove? Ah, forte. Fantastico. Secco.
veramente lui. Veramente lui.
Vediamo un po' cosa tastiera. Madonna. Sì, ma come abbasso la sensibilità? Oddio, come abbasso la sensibilità, prego. Cos'è? Meglio.
I've got a lovely guest, Grog. Should be getting a new delivery later. Vediamo un po', e va bene. Però keep saving up for them amazing figureheads. You got some ancient coins for me? Ooh, lovely. Pochissimo.
Oh, vabbè. Plagiarissimo. Porca. Go on, go smash some coin nabbing skellies. Come metto via l'oggetto? Io lo lascio X. Thank you.
Stand a bit closer, would ya? Would ya? Thanks for visiting.
Ah. Eccolo. Eccolo, sentito. Ah, funziona anche oggi. Ma io ho provato a abbassare il tone, ma non lo so, ho provato da RDP, però non... Boh. RDP. Io non vedo il tuo tag oggi. Ah, adesso sì. Adesso sì. Ah, siamo nello stesso outpost dove ero un attimo fa. E il tempo è uguale. Vabbè, magari è la stessa... Lo server. Come stai? Tutto bene, parte la Juve. La Juve... Bene, devo dire. Okay. Bene, cosa facciamo oggi? Ma non lo so. Io ho fatto una caccia al tesoro prima. Ah, com'è? Bene, c'è una missione tesoro. Sì. La del... mi sono accorto dopo che puoi livellare... Cioè, per livellare la gilda devi spendere soldi. Che là, bella fregatura. Eh sì, non sapevo, infatti continuavo a darmi missioni da mente catto nonostante fosse livello 30 e poi ho fatto l'upgrade. Sto andando tutte le cose migliori di banane. Dov'è la nave? Fruttacca. Ah, qua. La nave è... Abbiamo un po' di decorazioni. Dov'è il coso delle decorazioni? Ho appena speso tutto il mio capitale. Ah, qua. Qua. Che cos'hai tu? Il timone. Ti lascio. Il timone, ok, perfetto. Io non ce l'ho. Ho questi cannoni qua. Non ho un argano, ma chi se ne frega. Non lo so. Devo mettere anche questa. Devo mettere questa polena qua. Intanto che fai vado a scaricare, che c'erano altre assi lì sotto. Ah, in realtà ho fatto. Già un po' più bellina, no? Hai preso lo sloop? Ma sì, siamo in due, è un po' più comodo da gestire. Ah, sicuramente si fa. In tre. No, ma forse si fa, però ti dico, cioè... Anche quando giocavo con mio fratello nei combattimenti alla fine... Cioè con la sloop comunque eri molto più... Agile. Qua abbiamo già un sacco d'acqua. Sì. Bello. Temporale. Abbiamo luci. Ma che ridere il maiale che ci ha affondato ieri. Oh, sì, bella. Allora, aspetta, butto ancora via le assi. Un'extra frutta. Io vado a prendere ancora due assi. Sono informissimo. Cioè, da solo, la sloop da solo già la governi bene. Cioè, adesso sto andando in giro con la sloop, io. Sì. Però i teschi. Cosa? C'è l'isola del teschio. Sì, ma ci sono varie cose. Ieri mi sono fatto un po' un'infarinata. Ci sono tante cose. Ah, boh, se sai tu qualcosa di nuovo, qualcosa che ti ispira. No, ma mi piacerebbe fare una cosa della storia. Va bene, perché no? È nella taverna. Ok, sono nella taverna. Devo parlare con la tizia. Cosa devo fare? No, ci avevo messo un libro. Ah, questo qua, il diario. Il diario di Glitterbird. No, quello è un extra. Ok. Un extra, no, si chiama tipo la Shieldbreaker, qualcosa del genere. Arrivo. Il mio viaggio è inaugurato addirittura. Ah, è questo qua, si è trovato. Ah, ok, devi votarlo. Arrivo.
Eh sì, perché immagino sarà un po' cinematico anche. Voilà. No, ma qua One moment, semplicemente you do well to ci heed dirà my cosa warning. fare. This is no ordinary voyage you're Eccolo. contemplating. Few pirates have even heard of the shores of gold, let alone seen them with their own eyes. They say it's an island riddled with untold riches, ancient secrets, hidden tombs, and deadly traps. But you Bene. won't find it on any map, for it was Com'è? swallowed up by the Non mist stai sentendo of che parla? the devil's shroud. Ah, This sì. book is the Sì. journal of the pirate lord himself. It tells of his first ship, the Magpie's Wing, and the journey he took to find the mythical shroud breaker, the only way to part the fog and reach the shores of gold. If you dare to follow in the footsteps of the greatest pirate who ever lived, then take the journal and use it to find the wreck of the Magpie's Wing. It holds clues to the shroud breaker's whereabouts. Bring it to me, and I'll set you on your way to the shores of gold. But don't be fooled. Only the bravest, strongest pirates will make it back alive. I wish you luck. You're going to need it. Bella, sembra la giostra dei pirati di Disneyland, fichissimo. Ah, ok, ecco. Ricevuto storia assurda. Allora, viaggio per la Shoebreaker. Come si gira Si vede la il pagina? legend. Freccina del joypad. Ah, che Questo figata! viaggio non cosa. Beh, che è il diario. Sì. Un altro viaggio, un altro diario. The Shores of Gold. Quindi bisogna andare a una pista. Gli antichi riuscirono a raggiungere nuove isole fondando le nebbie. Separa il velo. Pathfinder, Wayfarer. Dobbiamo trovare la Shoebreaker, giusto? Shroud Breaker per spaccare la nebbia, sostanzialmente. Ok, quindi direi. No, aspetta, ok. Ma non fate antichi trovati dopo giorni persone. Quindi tutto parte le Shores of Gold, No, un'isola che si quello è chiama Shores of l'obiettivo. Gold. Ah, ok, perfetto, fantastico. L'obiettivo, ti ho detto che non è su nessuna mappa perché è stato inghiottito dalla Devil's Shroud. E ci serve la Shroud Breaker per rompere la Devil's Shroud. Ah, ci hanno raggiunti nelle acque basse di... Dobbiamo trovare il relitto che è nelle acque basse di un'isola non segnata sulla mappa, proprio tra le isole di Crooked Masts e la Crooked vecchia Masts, ho visto. Crooksall. Ah, in realtà dopo c'è una mappa. Ah, sì. Nominata Una mappa. Magpie's Wing è andata persa, con lei il segno della Shores of Oh. Gold. Il relitto giace su Andiamo a quell'isola cercare inesplorata. sulla mappa. Ma poi è figa sta cosa qua, che comunque è tutto, cioè devi guardarti il coso, cioè non è guidato No, come. no, 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 esatto. A me piacerebbe che Cioè facessero vai tipo al. GTA fatto così, cioè sarebbe fichissimo. Sì. Cioè, ma i giochi Rockstar in generale li trovo bellissimi, ma non sta. Vai lì, questo punto sulla mappa, clicca questo tasto. Che cazzo. Allora, quindi Crooked Masts. Yes, sir. The Crooked Masts, ok. Tra quella e Crooksall, sono una a sud e nord dell'altra. Ah, Ma io ho trovato The Crooked Masts, ma allora forse non è quella. Com'è che si chiama l'altra, scusa? Hollow, Crooksall. Allora, Crux solo, ok, e allora potrebbe essere in mezzo, potrebbe essere, allora, The Crux solo, e lui dice più o meno qua, allora potremmo andare alla Mass e dalla Vuoi Mass andare dritti verso la Hollow, vedere? Aspetta che non sto vedi vedendo. questa è la Mass, Sì.
Questo è Lollo. Ah, sti cazzi. Potremmo. Andiamo qua e poi navighiamo tutto dritti da uno all'altro. Va bene. Quindi sud-est da dove siamo noi? Esatto. Buono. Questa che in due la tiri proprio. Ma come vuoi, se vuoi andare tu, vai Oh, pure. fai, fai, ho navigato per un'ora e mezza da solo, va bene Gli abbiamo detto sud-est. così. Sì, dopo che hai sterzato, dimmelo che ti do il boost. Ah sì, io in realtà guarda, per sterzare più velocemente, solo così. Siamo quasi. Ok, se vuoi dargli tutta cosa. La Ma siamo birra, controvento. perfetto. Classico. In realtà anche un po' più a sud di così. Ma in realtà lo sai che di qua si vede? Me l'avevo dimenticato. Cosa? Se guardi dietro vedi la mappa. Ma dai. Ma che figata. È la comodità della Zoloop. Sì. Ok, più o meno così dovrebbe essere meglio. Fighissimo. Eh sì, l'angolo delle vele è imprendibile, ce l'abbiamo proprio di Beh, fronte. sì, ma a sto punto mettiamo su un lato, Ah, perché no, così presa, è presa, un presa. Adesso l'ha presa. pochettino, sì. Ah, sarà quella là allora. Sarà quella là alta l'isola. Sì, direi di sì. Ah, c'è mio fratello che dice che c'è un galeone. È un galeone dei pirati. Sì. Davanti un forte, tra l'altro. Madonna. Che clima. No, Vogliamo perché uscire se allora? c'è, No, in realtà non siamo ancora partiti, potremmo. infatti. Appunto abbiamo proprio fatto. Cioè piuttosto proviamo a buttarci contro il galeone. Ah, sì. Pronto di qua. Pronto di là. Abbiamo delle palle di cannone speciali per cercare di pareggiare un po' i conti o già sono su qua? Non lo so, però in realtà credo che con quelli là non so quanto siano. Cos'è sto romano? No, mi sembrava. No, ok. Oh, vuoi andare all-in dentro il galeone? Ah no, c'è un altro. Ah no, c'è un altro più vicino, non Ah l'avevo sì, visto. Aspettavo solo una cazzo. risposta di mio fratello. Cazzo, eh E sì, c'è sono anche due. una sloop in lontananza a nord-est, est, nella barretta praticamente tra, no, più nord-est che est. Non la Si vedo da qua. intravede? Ha una cosa aperta in mezzo a due rocce, Sono non la dentro vedo, la un'onda vedo qui. praticamente. Aspetta. Allora, se vieni di qua vedi meglio. Attenzione. Musica di circostanza perché? Tanto. Cioè, non lo so. Una Ma è bestia molto di mitica. Eh sì, circostanza. eh sì. Ah, ecco. Ma fatti i cazzi tuoi. Beh, se ci avviciniamo all'isola se ne va, ti lascio stare. C'è roba in Tu è qua? mare. Aspetta che tiro su. Sì, col megalodonte Ma siamo già in zona dell'isola, quindi magari Cianusa. in realtà se Vado? vuoi puoi anche prenderli con Ah, sì, provare giusto. con rompino. Vabbè, possiamo comunque prendere cose. Posso dare una mano? Cos'è il blu? Ah, minchia!
usare una gemma? Lo zaffiro, sì. Che è abbagliante comunque. Ah, devo girare però. Aspettare che non è... non è più a tira. Carne di squalo. Non posso più. Non ho più spazio per raccogliere sta roba, Palvi, se voglio di. Arriva. Ah, e poi una cosa bella che ho ereditato da uno youtuber ieri, le esche vanno nel barile sotto del cibo, così non le prendi per sbaglio e non te le mangi. Ah. Cavallo. Fuori portata. Ah, aspetta, vabbè che tanto in realtà quello era sul forno. Un barile, sì. Ah, aspetta che se forse... Ah. Yes! Un mango. Like mango. Ah, che gioco fotti esistenza questo qua. Peggio di Diablo, sì. Secondo me. Però sì, eh. No, no, peggio di Diablo nel senso buono. Cosa mi rappresenta? La musica? Siamo tornati ai larghi, è tornato il... Datterodonte. Ma non lo vedo, però... C'è un altro sviluppo. Ah. Sì, io prima ho girato come un pazzo e non ho incontrato nessuno. Sì. Sì. Sud-est e sud, c'è un altro sviluppo. Adesso arrivo. Sud-est e sud. Come cazzo fai a vederla? Ma si vede, non lo vedi? Sì. Ok, sì. Ma si riconoscono le cose. E tu? Dammi un attimo. Vabbè, io di ore ne ho fatte tante, ma veramente tante su sto gioco. Allora, se vuoi ti dico il... Ma tante tante. Qui siamo arrivati. Ma vuoi farti un giro dell'isola e vedere se c'è qualcosa di interessante? O vuoi andare dritto per dritto? O girare sui galeoni? Dipende, Andrea, cosa... Ci siano... Non è un'isola, cioè... Almeno, a meno che sia un po' cambiato, ma di solito non erano così. Io prima su una cosa del genere ho trovato quattro forzieri, eh. Ah, vabbè. Non i forzieri del secolo, però. Ma se no proviamo ad andare a... Ma no, andiamo per la mission. Tu infatti, lì ti li hai già fatti? No. Li hai già visti? No? No, no. Allora, se proviamo un relitto... più verso ovest. Dobbiamo cercare un relitto, se... Sud-ovest, se... Così, così, così. Troppo. Filo più a sinistra. Boh, vai così. Tengo la lucina. Potrebbe essere... Forse ce l'abbiamo davanti, sai. Un relitto? Su. Vedi un relitto? No, un'isoletta. Però non era un relitto? Era un relitto e un'isoletta, non so se fossero il relitto sull'isola o... Beh, l'isoletta non sembra sulla mappa, effettivamente. Eh sì. Non c'è niente sulla mappa. Avviciniamoci all'isoletta. Sì, potrebbe essere. Perché è proprio un po' stupida come isoletta. Cosa ti faccio? Ma niente, in realtà sono a basso con la sviluppo e sono abbastanza autonomo. Ma così imparo un po'. Ah, ok, ma in realtà adesso sto puntando, poi tra un po' magari alziamo la... Se voglio alzare adesso. Chiusa. Oh.
Oddio, eh sì, è qua, è qua, è qua, è qua, è qua. Che Cioè. figo! Aspetta che prendo fiato. Guarda la polena, che figa. Della di quella nave lì. Sì. Quanto ossigeno Boh, per adesso non me lo segna. Ah, ok. Ma dopo un po' inizia a fare però non so quantificarti il po'. hai? L'hai vista la polena? No, prendo solo il... No, ok, pensavo fosse una cassa. Cosa stiamo cercando in realtà per Un l'esattezza? diario. Un diario che forse è Ok. in un forziere. Ah, fighissima. La tigra. Ah, sto Ecco, facendo adesso il mio sta bugu bugu, iniziando a sì. fare... Anche il tuo. E si oscura un po'. Sì. E poi dopo un po' inizia a perdere Ah, ok, ma è vita. venuta notte anche. Ma posso andare in giro con la lanterna se attacco anche? È un po' una cacata. Una lanterna, ma perché mi sembra che ci fossero tipo delle missioni, delle cose da usare la lanterna. Ah, ho trovato. Trovato, mi sa. Diario di bordo della Magpie's Wing. Sì. Ah, ok, Era grande. sul trono, tipo. Facendo blu blu blu. Che cielo pazzesco. Stupendo sto gioco. Vero? Sì. E tu che fai blu blu blu? Sì, così Ah, fuori quindi dall'acqua, ti ok. sento fare blu 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 anche. Pagina aggiunta alla storia. Va bene, dici che c'è altro da trovare in questo relitto? Ma sembrerebbe di no, meno io non ho visto nient'altro, quindi... Quindi nuova sessione di lettura adesso. Che Vediamo un figata. po', nuove pagine. Il diario di bordo è affondato insieme alla nave, va bene. Maple's Wing, diario della Aspetta che me lo nave. leggo Ma anch'io. c'è un diario di una nave. Ah, il diario della nave, questo. Gettiamo l'ancora nella parte di nord di Discovery Ridge. Il capitano è arrivato a riva. Da Burning Bay scappiamo verso nord-est. Stanno virando per inseguirci. Passiamo una grande isola, continuiamo a nord-est. La Burning Blade ci segue. Forziere creato nelle acque ovest di una piccola isola. Ci dirigiamo a... Ok, quindi ci sarà un forziere che hanno lasciato. A ovest di una piccola ci dirigiamo sud-est. Arriviamo a una catena di isole. Spostiamo... Beh, allora direi iniziamo a seguire la cosa. Quindi si parte tutto da Discovery Ridge, nord Discovery Ridge. Qua abbiamo una cosa accesa, ok. Vabbè, accendiamo un attimo per pianificare. Allora, togliamo questo. Allora abbiamo Discovery Discovery Ridge. Ridge Nord, la parte nord di Discovery Ridge. Che figata che ho la mappa a muoversi però. Non Prego. sarà lontanissima in realtà. Ah, anche io non me l'aspetto lontanissimo, però... Vai da dove siamo noi a sud-ovest. Perché sono arrivati navigando Discovery nord. Ah, Ridge, eccolo guarda qua. lì. Ok. Allora, sono partiti dalla parte nord. E sono andati Ok, verso vabbè, andiamo. nord-est. Ok. Poi hanno passato una grande Quindi. isola. Hanno Quindi Plunder Valley, mi sa. passato una grande isola, la continuano ad essere inseguiti. Poi dopo 20 minuti hanno calato il forziere a ovest di una piccola isola. Pulse Lagoon. Ok. Anche io penso lì. Perché hanno continuato a Proviamo. nord-est. Sì, Fool's Lagoon. A ovest. Spegne la luce. Ah, sto gioco è magico. Quindi andiamo... Che direzione? Ovest secco, mi sa. Abbastanza Ovest secco. secco. Dimmi quando ci sei. A parte che ti vedo. Fai pure, dagli pure tutto. Direi ovest abbastanza secco, adesso controllo, ma... non vedo la nave... Ah, ok, sì. Sì, addirittura un filo di pin qua.
che gioco. Potremmo incrociare un brigantino più avanti, ma vedi che è illuminato. Sì, 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 sì. Ma sono due in realtà. Infatti. Brigantino o una sloop con un brigantino? No, un brigantino. È una, credo, sai. Aspetta. Fammi vedere sulla mappa perché c'era il teschio, magari hanno fatto l'isola del teschio. Ah, dici che dobbiamo andargli dentro male? Dove sono come direzione? Sono a ovest, quasi nord-ovest. Ma in realtà no, allora mi sa di no. Cosa abbiamo a nord-ovest da qui? Vedevo lucine e cose. Un'isola con lucine. A nord-ovest da qui, cioè il nord-ovest in generale. Sì. Reaper's Hideout. Oh. Ah, è uno dei posti della gilda. Della gilda dei cattivi. Sì. Ah, cosa? Questo è un forte. Oh cazzo. Dei dannati, tra l'altro. Vuoi dirmi che ci spuca fuori chissà che cosa? No. Ah, c'è anche la nebbia di circostanza. C'è un po' la nebbia di circostanza, sì. Aia. Aia. Non ci han tirato? No, sembrerebbe di no. Ma io ho spostato la mappa. Io voglio solo di rispostare la mappa. Sì, sto solo guardando il brigantino che è appena sparito. Ma non si era mosso, eh? È sparito per questione di tempo. Arrivo. Beh, iniziamo a affrontare una brutta tempesta. La brutta brutta. Cos'è che onda? Sì, stiamo andando secchi verso destra. Troppo? E tu che vi... di okay. Brutto? Sì. Hai ragione. Vai. Ok, così. La bussola. Lì è difficile. Adesso stiamo uscendo, se no... E guarda le onde fuori. Sì, sto vedendo. Bello. Te lo raccomando, navigare così. Ah. Però forse stiamo uscendo. Siamo anche quasi arrivati, in realtà. Ma quindi è quell'isola che ho davanti? Sì, fammi controllare, ma sì. No, sinistra secco. Sei tornato verso destra, non l'avevo visto. Ma non avevo più il coso che mi gira, quindi... Vai ovest, leggermente sud-ovest, così va bene. Così perfetto. Io vorrei capire quei raggi lì cosa sono. Se vuoi orientare. Ah, è un relitto magari. Andiamo. Vedo gabbiani. Veloce. Sì, vado. Dove ci sono i gabbiani di solito? Ah, sull'isola. No, dove ci sono i raggi colorati. Ah, non li vedi forse dietro le vele. Allora, di solito dove sono i gabbiani è un. Sì, c'è addirittura il raggio sotto i gabbiani. Li vedi i raggi colorati che vanno in cielo? Sì. Allora è un relitto. Sì, un relitto. Forse è un relitto plus, non so. È un relitto. Prendo un relitto? Ma come vuoi. Noi siamo arrivati, E quest'isola qua? Sì. Ok. Chiudo. Chiudiamo su tutto. Ah, mica okay. Tanto sono in fretta, abbiamo fatto insieme. Beh, ah, ecco. Ma in realtà va bene così, cioè la punto, dritta. Lascio la nave andare dritta. Ah, noi dobbiamo andare a ovest dell'isola. Sbagliato. Ah, ci sono teschi. Ah, c'è un forze. Vedo un forziere. Qualche teschietto.
acqua, c'è una cassa di palle di cannone. Che è molto qua bella. C'è una cassa di quella. Ah, avevo cercato di aprirla. È vuota? No. Ah, bene. Però ci è aumentata la fama. A ovest dell'isola, diceva? Sì. Quindi di qua. In acqua, l'ho calato. Scende subito questo. Eh sì. Sì, che è un buon segno. Ma mi vedo sa. Qualcosa là. lo so che là a sud-ovest. Io zero. Porziere antico. Apri. Vediamo cosa c'è dentro. Grande. Ah, prendiamolo, prendiamolo. Poi. Bubu. Ho scoperto le gioie del fucile da ciocchino. Allora, c'è. Prendi le pagine. Ottimo. Ok. E qui c'è il totem dello scarabeo. Bello. Reschi in arrivo, Palby. Non sono riuscito a prenderlo. Mi è spawnato di fianco. Prova. Un altro. Ok. Quindi direi che possiamo prenderci sta roba qua. Anche le palle di cannone. Sì, io anche il forziere vuoto mi porterei a bordo. Però sai che poi è comodo. Ah, perché no? Lo so che è vuoto e fa brutto, no, però... Ah, no, ho dato feedback adesso, mio fratello. Ah, mi ha fatto in vita. Ah. Minchia, 10 minuti fa, cazzo, non lo son perso. Noi abbiamo acqua qua dentro. Ah, la tempesta. Cosa facciamo? Come vuoi? Abbiamo raggiunto un checkpoint, quindi in realtà possiamo continuare con lui, credo. Dai, allora aspetta, provo a uscire e faccio un brigantino. Peccato la gemmina. No, non è che abbiamo un avamposto dietro l'angolo. Lo dico subito. Avamposto. C'è il plunder qua sotto. Dai, ma è tanto lontano? Era solo per prendere la gemma. Ci saranno... Ma saranno 5 minuti di navigazione. Sud... Ma no, vabbè, la lascia stare. Stanza sud, proviamo ad andare a vedere un attimo. Abbiamo il vento anche contrario. In realtà credo che sia quello là, è quello più alto. No, la cosa più alta là. Arrivo. Davanti a noi. Davanti a noi, dici? Ah, sì, è il solito outpost. Flanders. Vento contro, fantastico. Ah, ma sì, Palby, ma molla pure. Sì, è una gemma. Allora dai, pesco e... Ah, sì. Mi arrivo. Ma esco? Boh, ok.
Per attivo la valuta compra, no? Ah. Ecco uno. Sì. Come facciamo a capire se ci ha tenuto i checkpoint? Non lo so, mi sa che dobbiamo rivotarla. Diciamo che sto gioco sui checkpoint non è mai molto generoso. Molto generoso. Ma ti aggiunge magia così, però. Ho già votato la missione così. Ok. E intanto che fate le cose... Intanto che... aspetta che ci parlo di nuovo. Intanto che organizzate le cose, posso andare solo in bagno? Swallowed up by the mists of the devil's shroud. This book is the journal of the pirate lord himself. It tells of his first ship, the Magpie's Wing, and the journey he took to find the mythical Shroudbreaker, the only way to part the fog and reach the shores of gold. If you dare to follow the footsteps of the greatest pirate who ever lived, take the journal and use it to find the wreck of the Magpie's Wing. It holds clues to the Shroudbreaker's whereabouts. Then bring it to me, and I'll set you on your way to the shores of gold. But don't be fooled. Only the bravest, strongest pirates will make it back alive. I wish you luck. You're going to need it. Andrea, no. Non mi senti? Andrea? Ecco. Mi senti? Beh. Ma Andrea, mi senti? Sì. Ah, ok. Ora ti sento, vedo Fra che parla ma non lo sento. No, Fra è andato, penso, un attimo in bagno. Ah, ok. E stavamo facendo la missione in realtà. E poi mi sono perso il messaggio. Ho capito. Se vuoi ti metto la polena. Io sto raccogliendo un po' di cose. Ah, tu forse avevi timoni fighi. No, timone... Ah, sì, il timone forse ce l'avevo, sì. Aspetta. Diceva giustamente Fra, mettiamo le esche, le cose, mettiamole sotto. E sopra mettiamo il cibo, così non ti... Non ti sbagli, non ti mangi i vermi. Onesto. No, il timone l'hai messo tu forse? Sì, ma tu forse non avevi più bene. No, il timone no.
Eccolo. Tu hai soldi per comprare un robe, ma... Com'è? Bene, bene, tu? Bene, abbiamo iniziato una missione fichissima. Ah, sì? Ah, infatti devi votarla per farla partire. No, è già partita. Ah, arriva su. Ah, è già partita, ok. Maggioranza vince. Se te lo guardi c'è tutto un libro bello. Eh sì, però sappiamo già dove andare. Perché abbiamo fatto i primi due checkpoint. Ok. Io sto ancora raccogliendo tutto quello che trovo. Oh, un aspetta po'. Che adesso mi devo riorientare su un'altra nave ancora. E chi è la mappa? Madonna, direi che ci abbia passato... Comunque l'ho installato ieri pomeriggio tardi, ho 11 ore di gioco. È onesto. Eh beh. Hai spinto. Spinto. Io tra poco, tra l'altro, cioè, rimango lì, ma devo scendere per un attimo solo a portare pennuccia. Allora, dobbiamo andare qui e poi proseguire verso Cruxolo. Anzi, in realtà, visto che tutta sta parte qua è navigazione, la conosco. Quasi quasi farei quello che... Ma fai che fare, sì sì. Tanto le prime due le abbiamo fatte, sono abbastanza easy. Sì. Ah, comunque il teschietto sulla mappa, mi sono fatto un po' di approfondimento stanotte. C'è una gilda di cacciatori di navi, praticamente. Si chiama Reaper's Bones. E tu ti puoi mettere la loro bandiera, diventare un loro emissario, e sei visibile da tutti e vai a cacciare. Vai a cacciare altri. E ho perso Andre, però è uscito. Anche io. Ah no, è sulla. È su in cima al galeone spaccato. E comunque dà grandi ricompense, ma sei visibile da tutti sulla mappa. E il teschietto è un forziere di quella gilda lì che rimane sulla mappa anche se tu lo prendi sulla. Se tu lo carichi sulla nave, rimane comunque il cursore sulla mappa. Ma Andre non ci sente o? Non so. Ah no, raga, scusate, ci avevo mutato perché stavo mangiando, non volevo rompere di più. Sì sì, mandate. Quindi... pure, eh. Io prendo, sto solo prendendo le... Bello che ho parlato a vuoto per 10 minuti, tipo. Vai così. Vabbè, tanto sapete voi, io magari mi metto qua che gira in tondo. No, vi raggiungo con un molto. Cosa è successo? Tra un po' esco per la nave. No, mi sono buttato da in cima con il coso della spada, ma non arrivi all'acqua di un millimetro. E quindi ti spacchi tutto. Bom, allora ragazzi, a dopo. A dopo. Okay. Tra poco, rimango qua. Ciao, ciao, ciao. Ok, sud-ovest, ti vengo a dare una mano. No, non ho messo il timone figo. Ho comprato un timone, ho finito tutti i soldi. Ah. Vai, vai, metti. Oh, madonna. Ecco, sta scala qua è proprio un punto di merda. Sì. È bello il galeone che c'ha il trampolino proprio. Oh. Bello, porco boia. È molto molto in tinta con la. Io ho cercato di adeguarmi. Va bene, sì, allora si va. Vai, capitano, ci guidi. No. No, beh, sono solo il mozzo che è stato là e racconta la storia ai giovani. No. Controvento. Ma no, ce l'abbiamo buono. Ah, cazzo, sai che me l'ha fatto vedere al contrario? Sì, perché in realtà l'ideale sarebbe quello di mettere la bandierina. Infatti magari vado a mettere la bandiera su. No, vado, sono più.
Hai preferenze? Ma no, non metti quello che vuoi, no, non c'è problema. Controllo che la direzione è sempre meno giusta. Bandiera blu, sì. È una bandiera blu, è blu, è una bandiera blu, bella descrizione. Beh, non fa una piega. Non puoi confonderti. No. Già, non è uno sloop. Abbiamo, ti direi, un filo più verso sinistra e staranno dentro un'isola. Ok, allora, sì. Possiamo anche a sinistra, beh. Ho un alert di un evento, come cazzo... Aspetta, adesso riduco un attimo il gioco perché ho un alert di un evento. Vai, mi vai, dice vai, di vai. Portare fuori l'organico. che teschio cattivo là dietro. È l'unica roba, dovremmo dedicarci un po' a sta missione qua, perché non ci ha tenuto progresso prima. Quindi... Ah, sì? Sì, ma ti faccio un'infarinata, visto che Palbis l'ha skippata male. E, vai. Praticamente c'è il... c'è questo posto mitologico con ricchezze incredibili che si chiama... C'è. Lo dico subito. Si chiama Shores of Gold, tipo. Shores of Gold. Ok. Che però è un posto non segnato sulla mappa. E perché è stato inghiottito dalla Devil Shroud, quindi tipo una nebbia mitologica. Ah, ma forse. Ma sembra quello di un evento, tipo. E noi adesso stiamo cercando la Shroud Breaker, che è una roba che ti permette di passare la Devil Shroud. Ok. E il problema è che la nave che aveva la Shadowbreaker è affondata. Quindi noi adesso stiamo andando al relitto di quella nave lì, a prendere il diario di bordo. E okay. Abbiamo già cercato con fatica e so dove andare. E il diario di bordo poi ti dice, il forziere con dentro le cose l'abbiamo droppato vicino a quell'isola lì. Okay. Adesso c'è da continuare sempre verso sud-ovest, se non sbaglio, vado a dirtelo. Non mi sembra che sì. Dovremmo essere abbastanza buoni come direzione. Un po' più sud. Ok. Anzi, in realtà poi... Sì. Passa l'isola e continua sud-ovest, tipo. Ma più sud che ovest. Ok. Credo che le persone informate dei fatti dicano sud-sud-ovest. Ok, benissimo. Così, tipo? Sì. E praticamente vedremo poi una micro isoletta stupida. Sì, ho capito, quelle dove ci sono proprio due palme. Sì. Non è mappata, poi oddio, con sto mare andare sott'acqua è uno spettacolo. E quei raggi colorati lì che vedi ogni tanto partire dal mare e andare su verso il cielo, credo che siano relitti. Può essere che abbiano dei... Forse sì. Ci sono dei tesori anche che forse quelli se li sposti ti puntano sempre. Un filo più sud. Un filo più sud, ok. E siamo dritti all'isola, c'è uno scoglio qua. Passo a sinistra lo scoglio. Sì. Ok. Solo devo alzare leggermente la vela, perché sennò non vedo proprio niente. Ok, perfetto. Non mi ricordo se le quattro palme erano qui. È che sto mare di merda non aiuta. No. Vuoi provare a salire? Ah, no, le vedo. Le vedo alla nostra sinistra, a sud-est. Le vedi? Sì, okay. Ok, quella è la nostra cosa. Ok, perfetto. Aspetta, ti riduco così vi... Galeone laggiù. Sud-ovest, più o meno. Ok, non l'ho visto.
Da notare la polena del relitto perché è veramente fichissima. Non l'ho vista. No, 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 adesso. No, 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 del relitto dove stiamo andando. Ah, ok. Ah. Pensavo avessi messo una polena che si chiama polena del relitto. No, 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 no. Tiro su. Sì. Perché vedo anche il relitto da qua sopra sott'acqua. C'è una secca brutta. Mi sa che infatti la prendiamo tutta. Proprio così. Proprio così. Ma prego. C'è solo un buchino. Ok. Oh, quindi immersione. Ah, siamo già nel posto fermo giusto solo... in realtà. Ah, vedi, è tutto calcolato. No, sì, cioè nel senso perché siamo all'ultimo pezzo del relitto che è quello con la... col diario. Vabbè, ti faccio venire che è figo. Sì, arrivo subito, stavo solo fermando la barca. Ok. È tutto bello, ah. C'è una bella insegna, cioè... Eh sì? Tutto figo. E poi sul trono dentro del capitano trovi... quello che stiamo cercando. Ah, cazzo, raccogli... Io non me la fa diario bene. Di bordo. Preso. Ah, ok. Vai, buono. E poi, se tu vai... ma questo è solo per curiosità, se tu vai sulla prua del relitto, che è dall'altro lato... Sì? È una polena fichissima. Vabbè, devo andare su, perché sto iniziando a soffocare. Fichissima. Sto levando, Sì, sì. Ah, ma sì, ma è solo per... è solo per turismo. Ma ci sta, anche quello è esperienza di gioco. Sì. Già c'è tipo una tigre. Una tigre bianca. Bacafona. Poi adesso... ma qui c'è una porta con... oh! Un tunnel, una porta. Sì, facciamolo. No, vado a prendere solo il fiato. Sì. Urca va giù, Ma a me sembrava molto una missione che abbiamo già fatto. Sì. Ma poi magari si assomigliano, non è che... oh. No, no, io di qua sono già stato. Qui c'era... c'era un... dovevi piazzare, non mi ricordo qualcosa, c'era una leva e si infuocava tipo... oh dai. Tipo totem, una roba del genere comunque. Sto guardando se ci fosse qualcosa. Ma sembrava di no. No. E poi adesso c'è una cosa figa da fare, perché nelle pagine che abbiamo appena raccolto praticamente devi ricostruire il viaggio della nave che ti dice abbiamo mollato il forziere qui. Ok. Molto figo. No, è figo perché anche... indovinelli, un po' di logica. Sì. Un po' di... è stimolante. Allora, ti faccio fare il giochino sulla mappa che è molto carino. Dai. Prego, allora, adesso il diario dice... salito. Dice, aspetta che sono tornato alla pagina 1. Il diario dice... gettiamo l'ancora. Oddio, è diverso! È diverso da prima! Ah, sì? No, che spettacolo! Allora, gettiamo l'ancora nella parte sud di Discovery Ridge. Il capitano è arrivato a riva. Discovery Ridge è tipo sud-ovest. Ah, ok. Eccolo lì. Eccolo.
Allora, hanno gettato l'ancora nella parte sud. Da Burning Blade, scappiamo a sud-est. Scappiamo a sud-est, ok. Ok. Passiamo una grossa serie di isole raggruppate a tribordo. Sarà questa. La Old Souls Atoll. Secondo me sì. Sì. Ora ci dirigiamo ad est, da sud-est. Lanciamo il forziere nelle acque nord di una piccola isola. Cazzo. No, molto questa. Più difficile di prima. Non lo so. Ci dirigiamo... Ah, oh, questa qua sarà. Ci dirigiamo a est e sud-est, eh? No, dice ci dirigiamo a est da sud-est. Ah, ok. In realtà potrebbe essere questa. Cioè, se tu guardi qua, dici vado a est. Sì. Piccola isola. Eccomi. Anche perché qui vedo. Ciao, Palbi. O se no, questo. Quanti ne avete fatti fuori già? Sai che no, il secondo checkpoint è diverso. Sì, mi sto portando in tutt'altro posto. No, l'isola di partenza è la stessa. Ah, davvero? Sì. Quindi siamo venuti automaticamente in quest'isola che non è questa. No, ascolta, il secondo step è diverso. Quello dove devi ricostruire il viaggio. Quindi sarà qua. Ok. Dove siete voi? Sì, o Booty Isle anche. E allora mi sa che c'avevo una qualche impostazione che vedo poco perché non vi vedo, campo vicino. Siamo sotto lì, cioè siamo sotto con te. Siamo sotto a barca. Ok. Mostra storia assurda sul tavolo. Banner, isola, voi come ce l'avete? Banner, isola? No, a caso, semplice, boh. Come scorrono le pagine? Freccina. Ah, ok. Ah, bello, sì. Mostra i quadri col nome sull'altro ciuolo. È solo attivo, non attivo. Non è che posso aumentarlo. Io vi vedo... Cioè, non vedo i vostri tag così. Cioè, solo... Devi puntare su di noi, conosciuto. No, quello sì, però... Tipo... Se c'è già qualcosa di mezzo, è tipo così. Già così non ti vedo. Ah, minchia. No, io lo vedo. È di brutto. Sì. Prova a fare impostazioni. Ho guardato, però ditemi voi. Cazzo sguaini, oh. Impostazioni. Gioco. Allora, attiva HUD, attivo. Campo visivo 87. Tag è stato da riquadri col nome. Mostra riquadri col nome sui membri del mio equipaggio attivo. Mostra riquadri col nome sulle altre ciurme attivo. Tag è stato da ciurma attivo. Ah, io sono attivo, ok. Sostituisci gamer tag non attivo. Ok. E vediamo se cambia qualcosa. Ah, sì, era quello. Adesso vedo molto di più. Adesso sì, adesso lo vedo. Adesso. Quindi sud-ovest? Fammi di cane. Non è detto che sia quella, però. No, però da est procede una piccola isola. Da lì a est, piccola. Però secondo me la serie di grosse... Sì, c'è ragione. Perché la serie di grosse isole, secondo me, è la Sharkbait Cove, non la... Old Souls Atoll, perché è molto più grosso. Però sì, allora proviamo quella lì. Allora, questo è uguale, quindi... Voi siete al secondo capitolo, quella... Gettiamola ancora nella parte... Quella, sì, dove c'era il forziere sott'acqua. Solo che in un altro posto. Discovery Ridge? Discovery Ridge, voi l'avete già trovata? Sì, no, abbiamo la rotta. Cioè, abbiamo la destinazione già. Dovrebbe essere a sud-ovest. Sulla mappa, quella cerchiata dovrebbe essere l'isoletta. Ah, tra l'altro c'ho un relitto davanti a noi. Sì. Okay. Cosa? C'ho un relitto qua davanti a noi, se vogliamo prenderlo.
Ah sì, perché no? Abbiamo qualcosa dentro i cannoni? Tiriamo l'ancora. Cioè, dagli è tutta. Quando tiriamo l'ancora. Devo caricare i cannoni? Ok, dagli il colpo. Dagli il colpo dell'ancora. All'ancora? Sì. Così è, così è. E poi fermala. Un trucco. E poi no, fermo. No, perché il discorso è che poi quando siamo lì la molli e lui ha poca corsa. Dimmi quando sei quasi che giro tutto il timone, così ci puntiamo già sud ovest. Non sto capendo. Non vedo, però non so dove sia. Io non lo vedo il coso. Fra, dici quando siamo sul relitto. Vedi, dovresti vedere gli uccelli. Vado su. I gabbiani. No, l'abbiamo già passato di sicuro. Ah sì? Ma era abbastanza vicino, mi sembra. Sì, anche a me sembrava vicino. No, io non vedo più niente qua. No, neanche nemmeno io. Allora niente. L'abbiamo passato, vai, niente. Se tu se tu molli l'ancora, però la esatto. Fermi tipo verso la fine. Tu quando butti l'ancora ci mette un attimo, no? Fa turu 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 e poi a un certo punto tocca e si ferma. Ok. Cioè tocca a terra e si ferma. Se tu invece la blocchi prima che tocchi terra, tu non hai più quel turu 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 prima che lui tocchi terra, quindi ti fermi immediatamente. Ok. Siamo in una nebbia brutta. Hai meno margine d'errore. Cioè... E quando si ferma. In una nebbia brutta aveva qualcosa tutto. Davanti comunque, tipo un'isola, quindi occhio. Ok. Se sì, tu. Vai pure tranquillo che ne abbiamo. Abbiamo anche una vela. Sarà tipo. Quella spettrale che abbiamo incontrato prima, quella avamposto spettrale. No, ma siamo. No, questa è un avamposto normale. Ah, ok. Ah no, scusa, no, era un altro posto, sì. Quando sei già andati? Perché beh, cambia, diventa tutto spettrale così. Sì. Ma che abbiamo davanti? No, un'isola, sì. Sì, l'isoletta. Vele al vento. Sì, ragazzi. Infatti io guardavo adesso. No, in realtà di qua. È la parte opposta, tutta a sinistra. Sì. Headshot. Ok. Da puntare un po' più a sud. Qui la spengo la lanterna magari, se sotto. Ma sotto puoi anche tenerla, Sì. Che ci può servire, un po' più a sud, sì. Ecco, così. Perché questa là dietro si vede, secondo me. Puntare un'isola. Vediamo un po'. Ok, tu punta dritto a quell'isola che stiamo puntando adesso, quel coso là, e andiamo bene. C'è una sloop a sinistra. Sì, vista. Già. Con luci. Ha tirato? L'abbiamo tirato noi? No, mi sono tirato io, ma è lontanissima. Non mi sono neanche avvicinato. Veramente lontano. Cosa volete fare? Ma io andrei dritto alla missione, poi. Se si avvicinano piuttosto gli spariamo. Va bene, carico i cannoni. Se mi dici così, carico i cannoni. È apparso il teschio ora qua a fianco. Già. Ma poi l'ho visto che si materializza. Questi comunque si stanno avvicinando,
Vabbè, tanto non abbiamo niente, a sbaglio. Da... No, infatti, io sto caricando forse tutto. Neanche palle di cannone abbiamo. Ma quella di serie, se. Non tantissime. In realtà. Vabbè, al massimo... Ma posso anche provare a... Guarda, vuoi lanciarmi dentro? Va bene. Sì, sparo io. Però devi scaricare la palla di cannone. Fatto. Vai, sono. Ah, forse stanno andando all'avamposto, Eh sì, stanno andando all'avamposto. Musica di circostanza? Secondo me era qua del forte, sai? Non so, magari sono ricchi se non l'avamposto, però. Non so. Io non le sono riuscito a raggiungerle. Vai. No, ma... Non sei lontano? No, c'è una nave dei pirati a destra. Oh, cazzo. Mi stiamo tirando? Peso. Non lo vedo mai. Adesso è troppo alta. Preso. Bravo. Io gli ho fregato un po'. Preso. Dove è andata la roba? Preso. Sì. Noi stiamo combattendo contro una nave scheletrica, eh. Ah, non le vedo più da qua. Cazzo! Non le prendo più da qua. Passa dietro. Allora, alziamo la vela anteriore. C'è meno male altra lassù. Vabbè, no, adesso ho fatto. Dai, finiamoli a sto punto. Era veramente conciati male. Sì, in realtà sì. Come ti giro veloce? Aiutami a tirare un po' su questa vela. No, tu guarda sempre dov'è il punto. Tu guarda l'oro. Ok, ce l'ho. Dove non perdere il punto. Si sono autodistrutti a nave, sono affondati a nave. Ma magari hanno staccato. No, c'è della roba dentro. Gira. Così va bene. Così gli arriviamo sulla destra. Perfetto. Adesso probabilmente ne esce un'altra, di nave. Controllo sotto che sia tutto a posto. Sì. Ah, le vedo loot. Ah, li vedo. Vado. Sta proponendo una bomba incendiaria. Non ci arrivo. Siete in crisi? No. Non riesco a salire. Sì. Aspetta che gli vado proprio sopra con la barca. Mm-hmm. Non c'erano barili esplosivi, vero? Non lo so, non ti so dire. No, uno forse sì. Lo dico subito. Sì. È un forziere di 1000 grog. No, scherzavo. Sembrava un barile. Glielo restituisco, poi il forziere gliel'avevo rubato. Sono pacifici, mi dispiace. Questo vorrei voglio poi indietro i punti karma, però, dopo una gentilezza del genere. Ok, sono lì le cose. Avvicino la barca. Ah, ma ce l'abbiamo sotto. C'è un mare di... Cosa? Ce l'abbiamo qua sotto la roba. Allora questo è altro loot. Sono finito in un'altra cosa. Arrivo. Sì, comunque sì, è vero. Non vedevo sotto, l'ho visto solo lontano. Ok. Non gliel'avevamo restituito? No, non è successo così.
No, vedo uno zaffiro ancora assolutamente. Abbiamo roba sia a destra che a sinistra della nave in realtà. Ok. No, forse a destra poca roba. Hanno la chiave finire. C'è in aereo. Ah, questo forse era vuoto. Cos'è questo? Una pergamena? Cos'è sta roba? Missione. Bandiera dell'ordine delle anime grado 3. Ah. Wow. Ah, l'ordine delle anime. Fazioni, sì, è quello dei teschi. No, sì, puoi diventare un emissario. Mica hanno giocato però per essere emissari dell'ordine. Ah, sento di nuovo la musica di circostanza. Cioè, beh, la chiave ci serve perché ho appena trovato un forziere cinereo. Sì. Quindi la dobbiamo poi togliere la roba dal ponte perché stiamo brillando male. Io arrivo. Ma se vuoi star lì, noi veniamo lì all'avamposto. Ma in realtà, tanto no. Cioè, praticamente l'ha raccolto tutto. E no, ma noi veniamo a vendere perché abbiamo appena preso roba. Però sì. Allora occhio che ci sono questi qua, ecco. Li spacchiamo e tanto non hanno neanche più la nave. No. Bella. Arriviamo. Gestivo solo le cose che ribadisco stiamo brillando. Capitano degli scheletri. Ma bellissimo. Cosa? Beh, in realtà ci state arrivando. Forziere del capitano degli scheletri. Che dite? Cosa? Rimaniamo. C'è lo stronzo, secco. Boh. Mi sto ballando davanti agli occhi. Hablo alemán? Hablo alemán, no. No, alemán, meno che mai. Li dobbiamo menare o scarichiamo come se niente fosse? Ma adesso ne vedo solo uno e mi sembra che stia facendo abbastanza cose suoi. Cioè qua che balliamo. L'altro, boh, mi sembra solo in due. Dove le vendo le gemme? Commerciante? Cioè il... No, mi sembra questo qua dell'oro. Ah, ok. Mi ha dato la chiave. Gli potremmo dare anche i soldi, se avesse la nave per l'alleanza. Sì. Opa. Oh. Che roba che hanno per... Come arrivano i soldoni? Oh cazzo. Cosa? Cosa? Ho tirato giù la vela della nave. La stecca. Però no, forse siamo ancora lenti, sì. Forziere capitano degli scheletri è sempre quello lì dei tesori, sì. Sì. Tutta questa roba qua. Ah, però possiamo prendere la chiave. Aspetta, porto il forziere da lui. La chiave è, sì. La chiave sarebbe giù. Massimo, flittiamo. Ma perché senza nave? Perché stavo scappando con la loro nave e e l'hanno affondata. Però sono autoaffondata. Ma non lo vedo più.
fantoma delle maledizioni. E quindi, però mi sa che questo lo puoi dare, lo puoi vendere solo al coso. Non so. Mi sa i tome ti ho preso qua, se sì, secondo me sì. Mi sa che questo... Boh, siete invece il commerciante. Se ci vuole. Sì. Cosa per... E questo della bandiera? L'ho lasciato qua. Sono 13 palle di cannone. A me non sta arrivando l'oro. Ma forse neanche me. Ah, dobloni addirittura per le sete. Bella sta cassa di stoccaggio. Un sacco di cose carine. Ah, noi nel barile delle palle di cannone avevamo 3 palle di cannone. Ma infatti non avevamo messo proprio. No. Benissimo. Cerco di raccogliere quello che trovo. No, adesso ne avevamo una cassa qui con 30 dentro, però non era nel barile giusto. Qualcuno ha obiezioni se lascio lì solo nella cassa sopra delle palle di cannone le palle di... Ah, ma no, ce n'erano negli altri barili. Qualcuno ha obiezione se metto le palle di cannone solo nel barile sopra delle palle di cannone? No. E metto le bombe a mano sotto. Ok. Sì, va bene. Così almeno troviamo quello che dobbiamo trovare. A parte il fatto che in realtà questo, queste sono 13 palle di cannone, svuoto queste. Allora... La cassa di palle di cannone vuota. Oh, questo in realtà è quello aperto. Ma tu, Andrea, hai preso il tomo e l'hai portato qua? Potevo portare sì, perché tanto non... Il baule. No, qui non si vende. Portato tutto il baule. Ma qua c'è un teschio, lo sapete? No, forse sì. Teschio sciagurato. Non è che sia niente di che, però. Per lasciarlo lì, già che siamo qua. Tu hai preso tutto, possiamo partire. Ma voi partite pure, io carico tutto nelle cose e arrivo, vendo questo. Sud-ovest. Ah, ok, penso sia quell'isola là. Ok, ho fatto un po' di ordine. La cassa di stoccaggio vuota, come... La teniamo, semmai? Ma teniamola. Sì, io l'ho portata dentro, ho svuotato le palle di cannone che c'erano, però... Sì, la metto qui in un angolo. No, ma che c'erano... C'è un'altra cassa di stoccaggio. Ah, ok. Ma se troviamo una cosa incredibile di barili su un'isola, ce la portiamo giù e la usiamo per trasportare le cose. Ah, sì. Oh, così il mare ci piace. Andre, bisogna che faccia qualcosa? Tiro giù l'altra? No, tanto è quell'isoletta che abbiamo davanti. Ah, sì? Quella che abbiamo segnato. Sì. Ah. E hanno buttato il forziere nelle acque a nord. A quanto pare. Che quindi dove stiamo andando noi? Te lo dico subito, sono lento come la merda.
notte. Sì, 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 esattamente questo lato qui. Che gioco incredibile. Se l'hanno già questo, però. No. Vieni qua con me, alla vela. Aspetta, prendila, tra poco tiriamo su, eh. Sì, sono pronto. Vai, tiriamo su. Via, via, via. Voilà. Ho visto l'altra paloma. Ho fatto notare sul ultimo. Ah, trovato. Eh? Ma no. Vabbè, guarda se c'è qualcosa sull'isola. Guarda com'è trullo. Guarda com'è trullo. Cacciatore di squali. Albi rude. Sei proprio un cacciatore. Vabbè, di squali. Vabbè, voi andate a fare le cose prestigiose, io raccolgo le banane. Magari scendo con la cassa delle... Guarda, Andrea. Sì, perché c'è un sacco di cibo in realtà, sai, Andrea. Poi c'è un totemino, un totem scarabeo. Scendo con la cassa delle palle di cannone. La metto in un punto lì e carichiamola. Qualcuno viene su di me, per favore? Io ho due cotolette qua davanti, ma sono pieno. O qualcuno porta una cassa di stoccaggio. Hai portato una cassa di stoccaggio o di palle di cannone? No, di stoccaggio. Vabbè, vado a prendere io, non c'è problema. Perché c'è un sacco di cibo, così almeno ce lo prendiamo e siamo a posto per tutta la sessione. Ok. Va bene, siamo tornati dove eravamo. Non è l'isola del super... C'è un maestro della chiave cinerea. Cioè, eh? Questo ci dà una chiave. Eh sì. Arrivo. C'è un teschio! Maestro, già, ecco lì. È questo che dicevo io. Ah, ma quindi botte, arrivo. Voilà. Ah, ecco lì. Ah, e là c'è un perfido teschio, più perfido. La chiave. Bello. È morto? No. Ah, ok. Era uno stronzo da solo, cioè. Rimane, ha lasciato anche la chiave, però? Sì. Ah, buono. Sì, sì, la chiave l'ho presa io, la sto portando. Buono. E tu, Fra, sei andato nella parte di fuoco dei vulcani? No, ancora no. Quella è tosta, quella zona. Cioè, più che altro non puoi lasciare la... Continua. Io non so. Non è che abbia trovato tante palle. No, io nemmeno. Io ne ho tre. Un po' di assi. No, io ho trovato un po' di cibo, arrivo subito, aspetta. Mi hai dato un secondo. Oui. Prendo la cassa di stoccaggio e vado. È comodo anche questo, effettivamente. Qui ci sono verdurine. Siamo qui in staradura, davanti al carro lì. Avevo spaccato due maiali. Uno qua. E l'altro qua. Però stavolta magari non ci facciamo saltare in aria la nave, meglio. Oh, ne sento un altro. Sì, perché... Boh, qui di palle possiamo... Al forte ce ne sono. C'è due casse di stoccaggio qua. Ne abbiamo adesso un po' di palle, ragazzi. Ne abbiamo tipo 60. Ma cioè, in realtà troppo. Per alcune cose... Cioè... Noi a volte caricavamo tipo 150-200 palle e a volte non bastavano. Quando c'erano le navi scheletriche, c'erano... Le missioni delle navi scheletriche... Lì era... Chiedevo ieri a Palvi, Andrea, tu delle navi fantasma invece sai qualcosa? Ma l'ho viste dal tizio incappucciato. Cioè dal tizio lì, dal teschio rosso col cappello. Teschio rosso col cappello?
Poi sei quello che ha la cassa di stoccaggio. Grazie, per dire che qua abbiamo svuotato. La cassa delle palle avete preso? L'ho portata. Ok. Quello che appare in cielo, la nuvola del teschio luminoso. Ah, sì. Ecco, c'era andato lì e lì c'avevano. C'erano delle navi fantasma. È che ti servono le palle apposta, però. Ah, sì? Mm-hmm. Cioè, ti dico, mi sono proprio affacciato e basta. No, abbiamo 100 palle. 102 palle. Normali. Più varie ed eventuali. Va bene, quindi adesso da qui in poi non so più. Io sto svuotando. Ho svuotato la cassa di stoccaggio. Roadbreaker. Sì, perché qua è tutto nuovo. Vediamo un po'. Missioni. Allora. Questa l'abbiamo finita, quindi queste sono le isole. Oh madonna. Lo scarabeo della grotta si nasconde vicino alle lacrime dell'isola. Shroudbreaker. Shroudbreaker. Quindi? Shroudbreaker. Queste sono le isole. Ah, bisogna conoscere quelle cose di isole lì. Quindi, bene. Ma che pagina siete? L'ultima. Ultima. Ah, ok. Allora direi di fare così. Ma l'isola centrale è tipo una mano che saluta. Venite qua davanti alla mappa. Ah, no, in realtà sono troppo piccole, sai. Sì? Sì. Ah, così meglio. Allora, decisamente direi verso nord. È Crocs Hollow, tipo. Sì? Di nuovo? Zoom. Ah, no, ok. No. Vabbè. No. C'è un'isola in mezzo con quelle... No. No, è che quella in mezzo sembra l'emoji del ciao, tipo. Sì, ma ho capito qual è. Cioè, però secondo me è un'isola più grossa quella al centro. Sì, esatto. È abbastanza grossa. Questa qui? Crocsallo. Occhio, guardate. Sì. Lei. Crocsallo? Sì. Guarda anche te, Fra. Arrivo. Si nasconde vicino alle lacrime dell'isola, quindi, Crocsallo, come dei pazzi. Lacrime dell'isola, la cascata? Nord-est. Può essere. Oppure magari non è detto che ci sia proprio una roba... delle lacrime. Beh, magari disegnate sulla pietra. Mm-hmm. Sì, è facile, cioè. Dimmi quando vuoi gas. Ok, è nord-est. E siamo lontani, ma non lontanissimi, dai. Allora. Siamo quasi. Mettetevi pronti a buttare giù. Ok, andiamo qua. Perfetto. Siamo però contro vento. Sì. Come sempre. Sì. In realtà non cambierà nulla, posso mettere di qua. Nulla. Ciao. Dove sono? Sono le 8:15. Eh sì, mamma e papà non sono ancora arrivati. No? Maledizione. No. Ma io l'ho sentito stamattina, no? Anch'io stamattina sì, ma di recente no. Vabbè dai, non ci mettiamo tanto a arrivare. Cioè, col vento a favore ci metteremmo un secondo in realtà. Ah, comunque ragazzi, qui c'è il barile dell'acqua. Sì. È una novità? Sì. È per spegnere gli incendi, sì. Posso buttarla tutta in acqua. Sì, no. Però... questo è un avamposto. Sono davanti a noi. No, una mega casa. Non... Sì, questo è un avamposto, sì.
Allora, così andiamo, siamo perfettamente dritti. Andiamo a posto. Se volete vado a fare incetta di palle di cannone e cose. Se volete sparo. Solo che ci sono... Scarica tu la palla di cannone. E se no mi mettono... Svuotata. Cioè. Vai. Ah, allora, arriva un altro teschio. Eh sì. Dai, adesso il vento sta arrivando favorevole. Buono, buono. Mannaggia, eravamo proprio dal lato opposto della cosa. c'è la bassa marea. Credo che ci sia una nave lontana, lontana, lontana a ovest-nord-ovest. Ho intravisto la vela per un attimo nella nebbia e basta. Ah, ok. Lontana, lontana, lontana. Dove? Sotto il Monviso. Sì, ok. Magari va a fare il teschio. Possibile. Noi tornando andiamo a quelli che si sono ammazzati a fare tutto il teschio, li uccidiamo, gli prendiamo la chiave e via. Ho deciso. Beh, ho direttamente il loot senza neanche aprire sotto. E non sai quante volte ci è successo. Che l'hanno fatto? Sì. Che magari arrivavi lì e eri all'ultima andata, arrivavano due. Ah, che stavo dicendo di prima, ci sono ancora le cose per terra dell'altro. Sì. Sì. Ok, Croxallo è questa qua che abbiamo davanti. Okay. Che palle, sta diventando notte. Cos'è lì a sinistra? Un relitto? Lo vedi? Penso che sia uno di quelli dove puoi comprarti, che ti dicevo ieri. Puoi comprarti delle robe, delle piccole postazioni. È veramente piccolo. Comunque piccola. Non è una nave. Ok. Quello là non forte. Scogliera. Dall'altro lato. Bisogna... Ah, ci sono stato. Ci sono stato io oggi prima. Cioè, sulla sinistra qui c'è una. C'è un pendio con la. Con la spiaggia. Sì. Perché a destra è tutta scogliera, non ti puoi tanto avvicinare. Ah, ma arriva, come sono entrato, se per esempio. Oh cazzo, sono caduto in acqua. Porca troia. Oh. Vabbè, tranquillo. Devo fare il saltino per aiutarvi. Dov'è il signore? Signore? Perché tra l'altro non è neanche lontano dal... Cioè, stiamo andando piano, ci allontaniamo un po'. Il signore compare quando... Sì, è arrivato, Ah, ok, bene. È un bel signore. Eccomi. Sì. Il famoso tricheco. Che sì. Poi è un tritone. Quello è una gemma. Ah, sì, sì, c'è sì. Un captain. Ah, un captain. Capitano. Dai. Oh. Guarda. Spaccato. Che colpo dall'alto. Hai cazzo al getto. C'ho il cieco. Ci ha lasciato? Ha una missione e un perfetto. Ma quel verdino lì davanti cos'è? Una gemma? Ma qua c'è di nuovo uno di quelli che no, fa soffrire. Il puttana. Bastardo. Ma se gli sparo io, Andre? Vabbè, spaccatelo. Sai che non si è fatto un cazzo? Spacca. Ah, adesso sì. Qua fra ci sta la canzone dei Lonely Island. sì. Vale. Buono. Una gemma. Ah, ma ci siamo stati ieri qua. Sì, è quello dove... Sì. Quindi lacrime. Lacrime sarebbe bello trovarle con... Sul buio.
calmato solo un serpente. Allora, beh, qua c'è la cascata qua interna. E mi è venuta anche una musichetta. Ah, sì. Arrivo. Cosa c'era? Le lacrime? Però in realtà la fa vicino alle lacrime. Ah, guarda qua lo scarabeo. C'era da trovare uno scarabeo. Ah, parlava di scarabeo. C'è anche una... tipo una mini ombra di un teschio su sto muro. È vero, sembra. Oh! Sì, sentito. Occhio che c'è un barile. Ma qua dice... lo scarabeo della grotta si nasconde vicino alle lacrime dell'isola. Ma lo scarabeo l'abbiamo anche trovato. Sì. Dobbiamo fare un emote. Lo scarabeo si... ah no. Rumoraccio. Eh sì, con la... dove alzare la torre. Rumoraccio, stanno spawnando cose. Dove stanno spawnando cose? Ah, eccoli qua. Guarda se si è illuminato il domo. Se è successo qualcosa. Aspetta, sto... aspetta, gli tiro addosso un po' di lacrime. Te lo faccio vedere. Guarda il domo, è qua! No, non ha funzionato. Bravo. Poteva essere un'idea. Oh. Allora... intanto lutto qua. Ma cosa dovremmo trovare qua? Lo Shroud Breaker. Ma scusa, se utilizzassi questa barriera... non penso, ma se facessi esplodere... c'è un barriere di paura da sparo, non lo so. Provo. Alziamo tutti quanti la torcia. No, ok. Con quello per mirare, alzi. Perché io quando l'ho fatta mi ha vibrato il controllo e mi ha fatto la musichetta. C'è un altro scarabeo? Dove? O magari dobbiamo trovarla, eh? Magari c'è una grotta. Qua c'è una grotta, eh? Ah. Però... no, è solo un passaggio, insomma. No, 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 qua si torna indietro, no, no. Ah, però qui effettivamente c'è un disegnino di persone adoranti, eh? A sto ingresso di qua. Di persone? Adoranti. Odoranti. Dobbiamo urlare Shroudbreaker. Shroudbreaker. Ma c'è gente con tipo delle spade anche nel disegno. Non so, gli meniamo brutto alla porta, non so. Proviamo a menargli brutto. Io Pabbi l'abbiamo già colpita in realtà, Andrea, se vuoi provare anche tu. Morte, dolore, ciò che c'è un tomo. Cosa? Ah. Ah, però è una missione. Sono due persone che si stanno ecco per sempre. Capitano di Gera Fredito, la mappa aspetta anche un altro di coraggioso. Ah! Qua serve una chiave per sbloccare. Ah. Ah. Bravo. Bravo. Ok. il totemino. Il totemino che c'era nella nave. Sì, lo vado a prendere. Sì, sì. È lui. Grande Palbe. È lui. Madonna, c'è appena stata una scena da film. Il serpente è stato salvato. Ho tirato fuori il fucile a cecchino e ha risposto Cicci. Monete mi sono arrivate. Quelle. Esche. Sì, anche me prima.
Sì. È impossibile posizionare. Cazzo dice? Ah, ok. Coglio. Prova. Ma sì, ma sarà stato un temino sicuro. No, ma sicuro, sì. Muori. Oh. Raccogli serpente, vai wow, là. Lo vuoi? No, no, sono già il cuore completo. Vai Palbi, sì. Vai, vai, vai Palbi. Con dietro tutto che esplode. Leviamo sta cosa qua. Sì, bravo. Posiziona totem, voilà. Pronti? 3, 2, 1. Vai. Beh... 1004. Sempre bello sto gioco. Ah, qua ci sono delle trappole, tipo. Ah già, parlava di trappole, trappole mortali. Questa roba, mettiamoci subito la mano dentro. Sì. Solleva la lanterna per accendere il braciere. Che cosa bella. Lo tocco? Cazzo. Entra in soluzione. Ah, ok, qui vedi che ci sono dei quadrati, dobbiamo trovare la... Ah, c'è sulla pagina, no? Dobbiamo andare. Ah sì, okay. Allora, il primo è l'omino con il fuoco, tipo. Sì. Adesso non so se il primo sia di qua. Vai. Ancora gira. Ok, lui. Questo. Sei sicuro? Sì. Il spadino. Spadino. Perché secondo me se la sbagliamo è la trappola, questa qua. Vado? Vai. Si è chiuso la porta dietro di noi, bene. Ecco. No, si illuminano di rosso. Entra in soluzione, qua dice. No, ma vuol dire... No, è il submit. Esatto. L'acqua si sta alzando tanto, amici. Ho già. Ah, oh, è vero. Oh, cazzo. No, cosa proviamo? Boh, quello sotto omino. Poi c'è, cosa c'è? Famiglia. Non so. C'è qualcosa da qualche parte qua, se no. Boh. Braceri? Ah, si sono spenti. Ok. Basta fare summit, però. Aspetta. Ah, perché è summit che l'alza? No, mi sta continuando ad alzarsi. No, no. Continua ad alzarsi, abbiamo il tempo... Cazzo che schifo. Che figata, però. Cioè, sì, dai, sì, che sì. Figo è. Però non so... Vediamo se tra le mappe... Ma se fosse 4 Shroudbreaker? Ah, bravo, 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 bravo. Sto girando le altre... Io metto 4 non c'è di niente. Quelle... Aspetta. Qua c'è una pista. Sopra il velo, Pathfinder, Wayfarer e Shroudbreaker. Potrebbe essere... Però se c'è qualcosa sopra il velo... Separa il velo. Separa il velo, sì, minchia, come cazzo parlo? Poi più di una statua, Finder... una chiave... Secondo me sono è questo, è solo capire quali sono. Avete capito quale dico? Sì, sì. No. La seconda allora, pagina. Separa il velo. Separa il velo. Dove sarà separa il velo? È questo qua? No, questo forse separa il velo. Tra non lo so. Proviamo. Separa il velo. Pathfinder. Pathfinder direi potrebbe essere questo. Non so, allora la Shroudbreaker lo sappiamo qual è. Non lo sappiamo.
Beh, secondo me è questo, Shotbreaker è, cioè, evocato. Fatto male. No. No. Allora, però io proverei allora a cambiare solo quelli sotto, quelli due al centro, secondo me. Questo, sì. E questo, ma non so, a me viene da pensare che sia... Ma e se provassimo, no, tutte e tre le combinazioni sull'ultima pagina, scusate? No, mi sa che è quello. Proviamo nave, 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 Shroudbreaker. Ma non c'è nave, nave, ah, nave. Una di queste tre, ho capito. Prova. Sto andando, quello... sto andando. Ok, prova adesso. Il primo. Tu voi dite quelle lì, secondo me no. Si è attivato? Però... Ah no, no, no. No, si sono girati però, non erano così. Quindi nave, ah, forse nave... li devi mettere nave, 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 e io metto l'ultimo che... Non c'è più. Non c'è più la nave? C'è la nave. Oh cazzo, quindi erano più di uno. Ah, allora è l'ultimo. Allora, aspetta, è cambiato, allora... Crowdbreaker e poi famiglia. L'ultimo, devo prendere fiato però. Direi. Morendo. Vado io. Ok, famiglia, famiglia. Per un'altra famiglia. Ah, ok, sì. E poi l'ultima famiglia. Vado? Allora, la famiglia è più grande. No, più grande. Più grande. No, no, no. Tre persone. Ecco, ok, ok, ok. Eccola. Tre. Tre. Ok. Sì! Sì. Grande. Bellissimo. Bellissimo. Bella, bella. Veramente bellissimo. Guarda che c'è qualcosa qua. Dove? Che indica lo scarabeo. Ah, di fianco allo scarabeo, scaviamo di fianco alla cosa dello scarabeo che l'ho visto là a sinistra. Qua a sinistra. Qua. Eccolo. Questi? Spettacolo. E Fabio ucciso. C'è un signor Gelsomino. Medaglione dello scarabeo. Ah, oh no, l'ho già preso. Ok. Guardalo, guardalo, E lo poi? Dovreste. Lo andiamo a rimettere là? Cazzo. No, il medaglione forse ti serve per aprire il forziere. Che forziere? Sarà la chiave del forziere. Ma scusa, non avevi raccolto un forziere prima? No, aperto, è quello dove c'era dentro il... Hai ragione. Nuovi dettagli sulla missione, magari? No. Non c'è, no, sto guardando, sembra che ci sia ancora una porta qua, però... Aspetta, sono arrivati gli scheletri. Devo riprovare questo. Ah no, proviamo. Voi dite lì. Che si richiude? Proviamo qua. Vabbè, sappiamo la soluzione adesso. Posizione medaglione sulla cripta. Eccolo. Ma ce n'è uno di tre. Guarda, ci sono tre medaglioni. Oh signore. Ah, vedi qua, segna dove spazio. L'altro? Ti fa vedere dove l'altro adesso, è cambiato. Ah, ok. E sarà dietro? Non lo so. Oddio. Ah, c'è, ho capito adesso. A destra, vai a destra. Che roba da psicopatici, fichissimo. Qua, vedi che c'è il coso. Ah, bravo, sì, può essere. Quindi però scavare qua. Però non ho visto dove. Raccogli larve, ho trovato delle larve in compenso. No, io non ho guardato che altezza del... Ma tu sei sicuro che sia qua? Ma qui c'era il... Torno a vedere. Ah, però allora se c'è quel disegno lì ne ho trovato un altro anche più in là poi. Perché secondo me è una roccia con due torce, una a destra e una a sinistra. Secondo me no. Ah no, qua una c'è... Roccia... Ah, aspetta. Potrebbe essere tipo qua, sì, potrebbe essere qua. Preso. Eccolo. Oh, nuovo. Ah, là c'è di nuovo il somino. Il colorino. Avete bisogno? Il somino. No, forse. Questo non lo so, però io ho trovato un disegno fuori. Ah cazzo, questo fuori. Fuori, c'è un faccione però. È un faccione? È riconoscibile. Cioè grosso, ma c'è un sassone vero, faccione. Hai ragione.
Hai ragione. Faccione, faccione, faccione direi più in alto, perché mi sembrava un po' più verde. Sì, sembrava. Bossone, faccione. Oh, fuori di qua c'erano dei disegni. Piuttosto dividiamoci, se no. Perché qua c'è un disegno di nuovo. Non so se sia... se sia relativo. Sì, di nuovo un disegno sul muro. Però c'era un faccione, eh? Magari era per qualche altra missione. Ah, là sopra. Aspetta, dove siete? Andre, guarda verso la montagna. C'è. Lo vedi il disegno sull'entrata? Sì. Quello puzza di decisivo. Sono qua sopra, non vedo faccioni. Qui c'è anche una sciarupa. Bello. Ah, c'è anche una cassa di stoccaggio. Ah, con dentro 29 palle di cannone. Direi che... beh, che tanto in realtà mi sa che dopo questa io andrò a mangiare. Sì, no, anch'io. Cioè, in realtà non ho... genitori. Non hai genitori? Cioè... no. Non sono ancora rientrati, che strano, però. Ah, qui ci sono disegni delle cose anche. È proprio in realtà una statua, cioè... sì? Sì. Sì. Cos'era sto sparo? Eccolo, ho trovato il sassone faccione. Adesso però non mi ricordo... sarà qua però. Non so, non mi ricordo bene dove, ma... ecco. Cazzo, sono caduto. Grande. Ok. Ah, questi sono due coloratini. Ma anche prima c'è... avete bisogno? No, a parte che non ho più. Andiamo giù. Abbiamo l'ultimo. Al famoso sassone faccione. Ah, vedo una... c'è un brigantino. Un galeone, no, forse il teschio. Questo è il galeone. Che roba di circostanza, dove però? Siamo noi? No, ma deve essere quello dei pirati scheletrici. Abbiamo fatto un giro della Madonna. Che cacchio siete? Ah, ok, vedo quello. Ancora musica di circostanza. Mettilo! Adesso esce fuori il boss finale. Ah, dici? Non sono proprio vestito bene da boss finale. Questo è... no, è lo Shroud Breaker. Ecco lo Shroud Breaker. Non è che adesso lo togli e come la trappola tipo di Indiana Jones? E io esco, infatti. La grande avventura inizia? Siamo agli inizi. Ah, è pieno di... avete bisogno? C'è l'appoggio? Di piante. Consegna a Shroud Breaker, personaggio misterioso, non avevo un posto qualsiasi. Quindi direzione all'opposto. Sì, decisamente. Ah, eccolo il checkpoint. Minchia, comunque. Vedi che non è così generoso quel checkpoint. No, ma guarda che anche prima ci aveva detto checkpoint, con quelle due cose là, Palmi. Però poi il checkpoint sta minchia. Sì. Infatti finiamola e boh, perché sennò è tutto da rifare. No, portiamo l'avamposto e poi saluti e baci. Che è livello 36 del boss. 260, 270. Comunque ne stanno venendo fuori un botto di scheletri. Sì, ma infatti adesso appoggio lo Shroud Breaker così quasi. Ma andiamo... ma se no andiamo. Cioè magari sono... ne vengono fuori infiniti, eh. Non lo so io questo. Vai, frato, vai pure. Dov'è la nave? Di là? Lì dietro. Sì, ok, trovato. È fichissimo sto oggetto, comunque. No. Ancora, vedi che vengono fuori in continuazione.
10 non droppano niente. Vabbè, vieni, andiamo. Andiamo, andiamo. L'ho messo nel forziere cinereo, lo Shroudbreaker. Allora, la frase voglio riguardare dove l'avevamo posto più vicino. Sì, scusa, devo tirare un colpo anch'io a sti zona, sti okay, scheletri. Non può, non può, andare, guarda qua. Allora, c'è il plan. Ah, sparano anche loro adesso. No, no, non credo. Sud-ovest. Sud-ovest. Sud-ovest, sud-ovest, andiamo, andiamo. Collateral. E quindi l'avventura inizia. Esatto. No, ma credo che sia la fine di questa... Pure di cosa? Di questa storia assurda, come si chiamano. Ok. Che cosa? Non credo. No, credo che sia la fine di questa storia, missione. Sì, questa avventura. Sì, sì, sì. Fichissimo, comunque. Bellissimo. Bellissimo. Ma sento... abbiamo fatto al cucera. Ti ricordi, Andrea, quella della grotta dove entravi in quella grotta sott'acqua che aveva la parte sott'acqua? Mi avvi fortissimo, ma forse tra l'altro in alcuni punti le ci dovevamo anche separare. Sì, sì, c'era. Cioè, però era fortissimo. Che tipo, Palby doveva stare su un bottone perché sennò io esplodevo partendo le trappole e doveva correre. No, cos'è sto rumore? È il megalodonte. Ah. Ecco. Vabbè, ignoriamolo. Cioè, facciamo vicino un'isola adesso. È una penny. Allora, se vuoi prendere... Vuoi che non ci serve, però. Comunque questo gioco è veramente bello, ci sento gli spruzzi. Sembra veramente la giostra dei pirati di Disneyland, di cui sono grande, grande fan. Ah, è quello alto il plunder, eh? Quella, sì, quello sì, è il solito. Sì, quella lì a destra. Sì. Va bene. Ma provo a chiamare mamma e papà perché sembra veramente strana come cosa. Vedo, adesso vedo se riesco a aggiungerlo. Va bene. Vabbè, va bene, tutto ho altro. Ah, no, perché? No, sì, ma un pochettino mangio. Arriva, dammi 5 minuti. La chiave cinera abbiamo qualcosa da aprirci, no, vero? Purtroppo no. Dall'altra volta che ne avevamo tipo 2, 3. 4, 5 anche. Esatto. Allora vado all'ingresso del plunder, magari. Alzo un filo qua perché non vedo. La prima togliete pure se volete. Ci sono, erano in garage. Ah, ok. Vabbè, che tanto dobbiamo consegnare, possiamo anche entrare qua dritti così. Abbiamo un po' di roba da vendere però. Sì, no, vabbè, ma non distruggendo la nave, ma. Guarda che qua c'è una secca fortissima, eh. Ah, vabbè, dai, la riparo poi io. Fabio vuole entrare direttamente dal tizio. Non si è danneggiata però. Non si è fatta niente. Ah, sì, sì, sì. C'è un... Vai, vai. Un bocchino. Raccogli... Ma possiamo allora innanzitutto utilizzare questa cosa qua per portare via. Andiamo a vedere il dialogo col tipo a sto punto. Lo porto io. Sì, sì, vai, vai. Andiamo, andiamo. Aspetta, che... aspetta, aspetta. Perché vengo per il dialogo ma mi porto già dietro una cassa così. Ciccato per la milionesima volta il saltone in avanti. Guarda che bel cielo. Ah, sì. No, è stupendo. Io però non vedo una fava. Più che altro per questo mi sa che è quella in cima, la taverna di buono. No. Darsi. Se no non capisco. Che cazzo è? Cacchio. Ah no, è qua. Mi sembrava infatti, no, perché ci sono spawnato. No, non è inutile, se uno solo dimentica. Cos'è inutile?
No, parlo con Pippi. Vai pure. Vado? Vai, vai. The great Ramses ghost. I heard all the speeches, but to actually hold the shroud breaker in my hands, I never thought I'd see the day. Something's wrong. There should be four jewels set in the base that grant the shroud breaker its power. But oh no. Removed. Without them, you won't last 5 minutes in that fog. Now let me think. I did hear tell that Captain Briggsy made it to the shores of gold. If that's true, she might know the whereabouts of these missing stones. Not that she'd ever say. Sometimes, even the best pirates fall victim to their greed or hatred, and it changes them. Strips the flesh from their bones, gives them power, but twists them up inside. Briggsy is one such abomination. People call them skeleton lords, and most pirates flee at their approach. Not even the Order of Souls dares challenge them, and rightly so. But you, you are going to have to hunt one down. I have eyes and ears across the Sea of Thieves. If you gather any of the missing pieces, I'll see they're restored to the Shroudbreaker on your behalf. For now, head to Plunder Outpost and speak with Madame Olivia about Briggsy's whereabouts. Remember, skeleton lords are not to be taken lightly. I signori degli scheletri. Oh, ma non è finita. Ah, meno male. L'ho completata. Oh. Anche sbloccato un obiettivo. Sì, anche io. Ho completato la storia assurda. Sì. Allora, ecco qua ho portato una gemma e due perfidi. Comunque Andre, dicevo a Palby prima, questo weekend qua c'è l'oro doppio, sarà per quello anche che abbiamo fatto... Sì, si sente, però... Tonnellate d'oro... Non sta dando i soldi, ma va bene, ce li darà prima o poi... Mi hanno consegnato un altro in realtà, non ha minimamente... No, guarda quanto è andata indietro la nave! Eh sì. La avvicino un po'. Ma sì. Ma vengo con te poi per tirarla su. No. Su. Vale già? Sì, tanto adesso si avvicina, va bene. Come? Scusatemi, non... stavo soltanto... Ecco, c'è forse un tesoro vuoto, ma non mi sembra, non abbiamo niente, ho portato tutto. I Tommy, no, abbiamo detto. I Tommy, mi sa che bisogna andare in quello del fuoco. Allora, niente. Vabbè, lascio sulla spiaggia la chiave. A per qualcuno, una buona azione. Come andiamo via noi, se... Potremmo anche riempire le palle di cannone, gliele do, dai. Sempre il coso estivo, tutte le palle di cannone. No, puoi venderle. Vendiamole. È vero. Sì. Okay. Però deve essere piena. Sì. Mancano 10, metti 10. Via. Ah no, il cazzo che gliele lasciamo. Ti dà 1000 qualcosa e mi stoccaggio, stoccaggio ti dà anche qualcosa? Non lo so, non ho idea. Non credo, però perché no, non c'è modo di dire è piena. Già. Andiamo qua al mercante. Vendi. Voilà. Io non vedo soldi da un po'. No, arrivano tardissimo. Sì, e quando eravamo là è arrivato tipo un 3000, è arrivato... Sì, quando stavamo facendo l'enigma. L'enigma allagato. No, ragazzi, è stato un grande piacere. Io devo salutarvi. Anch'io vado a mangiare.
Altrettanto. Forse giorniamo, forse dopo potrei esserci. Non sono sicuro. Io sicuramente, no, quindi no. Ditemi voi. Non lo so, io non... Perché non vorrei fare tanto. Perché dobbiamo fare il bagno a Penny. Va bene. Ciao ragazzi. Buon appetito. Ciao. Ciao.